I ricordi sono cartoline che restano impresse nel cuore. Quando viaggio osservo con attenzione tutta la bellezza che mi sta intorno per custodirla per sempre come un tesoro. Queste vacanze in Francia sono state per me molto preziose. Ho condiviso attimi indimenticabili con la mia famiglia. Uno dei pomeriggi più belli che ho vissuto è stato quello in cui con Jessica e Desiree ci siamo sedute all'aria aperta a ridere, chiacchierare e fare scorpacciate di macarons. Rientrata poi in città mi sono sentita molto ispirata. Ho deciso di realizzare questa ricetta per condividere con voi un po' di quella dolcezza saporata che custodirò per sempre. Come al solito vi lascio tutti gli ingredienti in info box. Non è una ricetta semplicissima, la riuscita dipende soprattutto dalla cottura, ma con un po' di attenzione tutto si può fare. Uniamo lo zucchero a velo con la farina di mandorle e mescoliamo con una frusta. Scegliamo un colorante da aggiungere agli albumi. Amalgamiamo il composto alle polveri. Mettiamo in un pentolino 32 g di acqua. Versiamo lo zucchero per preparare lo sciroppo. Nel frattempo, nella planetaria mettiamo l'albume. Quando lo sciroppo inizia a bollire, azioniamo la planetaria e montiamo l'albume a neve. Appena lo sciroppo raggiunge i 118 gradi, rallentiamo la planetaria e versiamo a filo sull'albume montato. Il composto è pronto quando sentiamo che si sta raffreddando. Incorporiamo l'albume montato al primo composto in 3 volte. Trasferiamo l'impasto nella sac à poche.
formiamo i macarons. Possiamo aiutarci con uno stampo in silicone oppure possiamo formarli direttamente sulla carta forno. Io ho utilizzato entrambi i metodi e mi trovo meglio con la carta forno. Lasciamo riposare 30 minuti, poi inforniamo in forno statico a 150 gradi per 15-18 minuti. Non è detto che i minuti siano effettivi perché dipende dal forno. Prepariamo ora le ganache. Io ne ho preparata una al cioccolato bianco e una al cioccolato fondente, ma il procedimento è quasi lo stesso. In un pentolino mettiamo la panna con la punta di un cucchiaino di estratto di vaniglia e portiamo a bollore. Mettiamo grossolanamente il cioccolato bianco, poi mettiamolo in un contenitore alto e stretto per favorire l'emulsione. Quando la panna bolle, uniamola al cioccolato tritato e cominciamo a emulsionare con il mixer. Uniamo poi il burro ammorbidito e continuiamo a emulsionare. Copriamo con pellicola e lasciamo riposare in frigo per 2 ore. Per la ganache al cioccolato il procedimento è lo stesso ma senza estratto di vaniglia. Possiamo farcire i nostri macarons e lasciamo riposare in frigo almeno 4 ore.
Io e Jessica le abbiamo gustate insieme in un pigro sabato mattina, rievocando ricordi dolci di un'estate non ancora passata, ma indimenticabile. Ad ogni morso ci sembrava di essere ancora lì. Una volta ho letto una frase stupenda che recitava: ogni viaggio lo vivi tre volte, quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Penso che non esista modo migliore da rievocare una sensazione per rendere un ricordo vivido e presente. Così, con la stessa dolcezza e le stesse risate, noi ci godiamo questa colazione del sabato mattina. Grazie per aver guardato il video. Ci vediamo presto con nuove ricette.